Casale è pronto per il playoff, sicuramente. Noi avevamo energie per due quarti, le abbiamo messe in campo. Siamo stati rimpartiti per i primi due quarti, partendo anche abbastanza male. Poi dopo è venuta fuori tutta la forza di Casale, non ci siamo spenti, abbiamo subito tutto. Basta vedere le valutazioni, sono impressionanti. Non dico la prima perché la prima difficoltà era come la partita Casale, l'avevamo recuperata, ma la seconda difficoltà non avevamo certamente né i giocatori in grado per reggere e soprattutto nemmeno le energie. Mi dispiace perché non era questa certamente la partita da vincere, ma era durante la stagione, qualche partita in più l'abbiamo buttata via. E poi se c'erano da vincere ancora con Casalpi domenica scorso. Però ci abbiamo provato. Purtroppo siamo arrivati con poche energie, nel vero senso della parola. Quando parlo di energie non parlo soltanto di quelle fisiche, parlo soprattutto di quelle della testa. E dispiace perché anche se eravamo in queste condizioni, per due punti non siamo nei playoff. Il nostro obiettivo era quello di concedere il tiro, se dovevano uccidere, con il tiro da tre, l'hanno fatto e poi dopo nel momento in cui abbiamo cominciato a provare in altre maniere ci punivano da sotto canestro, perché stasera tutte le volte che hanno giocato uno contro uno da sotto canestro sono andati con il punto. Quindi diventava una coperta corta in tutti i sensi.